Spot di Bocca in libreria, ricostruire senza sosta la speranza, una manifestazione che ormai ci vede partecipi dal 14 di settembre. Sono disponibili online sulla pagina YouTube Libreria Bocca 1775 tutti gli incontri tenuti fino ad oggi, che sono circa 402. E adesso entriamo in collegamento con un personaggio che volevo. Che ha trovato 10 minuti per collegarsi con noi e mi fa molto piacere. Ciao Fabio, Eila, ciao Giorgio, bentrovato, benvenuto. grazie a te. Guarda, mi fa molto piacere perché questa è una manifestazione che vuole un po' testimoniare quello che è il lavoro di 42 anni di gestione di questa storica libreria da parte della famiglia Lodetti. Certo, Sono non tuo, della famiglia. Non mio, della Tipo, famiglia. Poi, tipo e lavoro sono due parole che non stanno insieme. assolutamente no. Però devi sapere che tanto è un'idea che mi hai lanciato te così in Ma sordina, l'idea è Fabio. non lavoro, perché il lavoro è forza per spostamento, il lavoro è quello, cioè noi non abbiamo mai lavorato. Esatto, noi ci stiamo divertendo. Io mi sto divertendo Beh, ma tantissimo. tu fai, è una delle fortune più grandi della vita, insomma, sei in un posto meraviglioso, proprio meraviglioso, fuori dall'ordinario nel vero senso della parola, sei protetto dalla bellezza, sai, è più difficile. Infatti, poi adesso, citato nel primo programma, patrocinato tra l'altro dal Comune di Milano, ho ripreso questo jingle di Neruda, Ricostruire senza sosta la speranza, ed è un periodo in cui la speranza ce ne vuole veramente davvero tanta. Sì, speranza costruttiva, speranza con ragionevolezza, perché la speranza da sola poi fa poco, diciamo che ci vuole una speranza appunto con la volontà, ecco, una speranza con molta buona volontà, perché insomma quello che stiamo vedendo in questi giorni lascia poco spazio alla speranza, secondo me, quindi dobbiamo invece sapere che c'è come diciamo ormai tutti, una luce vera in fondo al tunnel, che è questo vaccino che sta per arrivare, quindi dobbiamo tenere duro qualche mese e sapere che questa storia inaudita finirà, insomma, è una vicenda senza precedenti, insomma. Veramente, senza precedenti. Chissà che cosa scriveranno nei libri di storia di questo ultimo anno Se ci che stiamo saranno ancora i passando. libri. No, no, su questo sono molto fiduciosa. A proposito di questo, io ti volevo appunto all'interno del mio salotto, perché forse non tutti sanno, ma tu sei un grande appassionato di libri, di arte, e infatti noi abbiamo un po' intitolato l'incontro Passione per il libro, passione per l'arte e mania del collezionismo. Perché poi, in effetti, guardando anche la tua pagina Instagram, che tu sei un neofita Si del vede, social. diciamo, faccio dei pasticci colossali. A chi lo dici? A chi lo No, dici? tu fai le dirette, sei bravissimo, ormai già vedo. E dopo 410 ho imparato qualcosa. Infatti, visto che hai superato i 400, ormai è 20. Senti, ascolta Fabio, tra l'altro a te ti si trova anche negli ambiti appunto organizzativi delle fiere del libro. Ogni tanto ti incontro anche in Piazza Diaz, che è la seconda domenica del mese, o qualche fiera. Io e te ci siamo conosciuti qualcosa come 20 anni fa, grazie a Flavio Caroli, che ci ha presentato alla Fiera dell'Antiquariato di Milano quando la facevano, e lui era direttore scientifico di Palazzo Reale. Tra l'altro, io l'avevo aiutato nella ricerca di Altobello Meloni, che era un artista appunto del periodo. Lui Ma faceva ascoltami, l'anima e il volto, no? Se non sbaglio, in quel momento faceva. O era il Gran Teatro del Settecento, non mi ricordo, uno forse era il Gran Teatro era il del Gran Settecento, Teatro. ma mi ha anche citato nei ringraziamenti in piccolino, grazie a loro, perché gli avevo fatto una ricerca in una rivista che poi era conservata lì all'università. Senti, come nasce la tua passione per il libro? Guarda, non lo so, dirti la verità, credo che probabilmente. Guarda, forse ci penso spesso, forse la risposta più sincera è che metto da parte libri che probabilmente non leggerò mai, perché ho fatto i conti l'altro giorno, insomma, sistemando, dicendo che ormai siamo arrivati in casa a non, difficile, insomma, non riuscire più a individuare spazi per librerie. Quindi mi sono anche detto, con una considerazione seria, ma insomma, se non c'è spazio vuol dire che probabilmente i libri sono talmente tanti che, anzi, che sicuramente, anche se ne leggessi uno al giorno,
e campassi 200 anni, non mi bastano i libri, insomma, mi bastano 200 anni di vita. Quindi probabilmente sono davvero una protezione. Io credo che nascano in realtà dall'idea, un po' la Bouvard et Pécuchet, no? Di avere da una parte la voglia intanto di collezionare, come se collezionare potesse finalmente avere, darti il senso di qualcosa di ordinato, cioè che tu riesci ad avere un tutto nel disordine, che poi invece è l'unica, o anzi non ahimè, per fortuna forse, è l'unica condizione nella quale ci troviamo e viviamo tutti. Ecco, in questo disordine l'idea di collezionare è come se tu potessi invece avere una specie di delirio del creatore, per cui hai un inizio e una fine che decidi tu. In realtà poi non c'è niente di peggio. Io infatti devo dirti che sino ad oggi quasi tutte le piccole collezioni che ho fatto, poi a un certo punto le ho dismesse per rabbia, quando capivo che mai ce l'avrei fatta. E a volte, insomma, e ora sono, diciamo, da tanti anni ormai impegnato in quella più impossibile, quindi anche questa non so come finirà, però per intanto ho io una piccola collezione, piccola piccola collezione di prima edizione del Novecento italiano, e che insomma, ma già definire dove parte il Novecento è divertente, insomma, però è una irresistibile, mi ero dato all'inizio, mi ricordo, avevo detto vabbè, devono essere i 100 libri fondamentali. Poi ho detto, vabbè, devono essere i 200 libri fondamentali, e adesso devono essere i 1000 libri fondamentali, e quindi insomma, non lo so. Fidati, in 23 anni, 25 anni di esperienza all'interno della libreria Bocca non c'è mai fine. Ascolta Fabio, non vorrei svelare un tuo segreto, ma tu sei intanto sei un fine collezionista, No, perché tu mi hai fatto fine, no, anche ti assicuro, fine. No, no, guarda, te lo direi molto No, volentieri. no. Tu l'ultima ricerca che mi hai fatto fare è su Diulgherov, che voglio dire, Ah, io ok, ma ti volevo quello è sentire Diulgherov, parlare. ma Diulgherov è un fatto territoriale. Diulgherov riguarda il luogo di dove vivo, dove sono nato, riguarda Albissola, perché Diulgherov allora nemmeno laureato in architettura fu contattato dal ceramista Mazzotti per costruire la sede della loro fornace, ma più che altro della loro casa, che poi insomma era adiacente, è ancora adesso adiacente alla fornace, ed è l'ultimo, l'unico esempio di architettura privata fatta da Diulgherov ad Albissola, che è la patria vera del secondo futurismo italiano. Quindi è un fatto banalmente territoriale, cioè tutta la vita ci passi, capito, quando vai al mare, quindi un giorno per fortuna uno si è incuriosito, ecco, e quindi ho avuto la possibilità. E devo dirti che insomma, mi ha preso questa grande passione poi per la ceramica, in realtà più che altro, perché, ma proprio per motivi banali, territoriali per l'appunto, e da qualche tempo ormai sono come da te in libreria, sono una presenza più o meno fissa da questi ceramisti che mi temono quando entro, perché in realtà faccio tutto perdere tempo, però scopro delle cose meravigliose a 1 ora e mezza da Milano e per quel che mi riguarda a 4 minuti da casa. No, ma volevo dire che io e te abbiamo poi una passione in comune, l'amore viscerale per Parigi. E tu sai, hai sentito che sta per chiudere la Shakespeare & Co., cioè comunque in un periodo non felice. Bisogna assolutamente fare un appello accorato, perché questa libreria, simbolo un po' di tutte le librerie del mondo, io ci vado spesso quando vado a Parigi a vederla, che è una casa, è la casa praticamente del libraio, ed è una cosa straordinaria, e sarebbe veramente un ammanco pazzesco, non solo per Parigi, ma per tutta l'Europa, mi sento di dire. Ma no, ma assolutamente sì, ma questo è un altro tema gigantesco, secondo me, che riguarda davvero il grande tema, per quel che mi riguarda, qui naturalmente non ho nessun tipo di soluzione se non così, uno smarrimento autentico di fronte al problema, e cioè che viviamo in un'epoca in cui esclusivamente le regole diciamo, di ingaggio sono quelle di natura economica, e paradossalmente in nome dell'economia, del denaro, non ci si può permettere alcun lusso. Cioè, nel senso che è inaudito che poi appunto siamo disponibili a perdere, tu ne sai qualcosa,
luoghi senza i quali il panorama, ma non solo urbano, ma il panorama dell'anima delle persone che hanno a che fare con quel luogo cambierebbe per sempre. Cioè, se tu togli da Milano la vostra libreria, se tu togli, purtroppo come sai a Milano ne sono scomparse parecchie di librerie in questi anni, se tu togli, ma non soltanto librerie, ma io ti dico, guarda, ci sono luoghi insomma, di diversi, ci sono dei caffè di Parigi che sono spariti in una stagione, locali storici, cioè, insomma, mi ricordo lo smarrimento, una volta ho portato mio figlio piccolino a Parigi, ho detto ti faccio vedere la più bella cioccolateria del mondo, siamo entrati, non c'era più niente, è stata rifatta da Philip Stark, che peraltro per carità nessuno discute, ma è l'idea di non poter tollerare la presenza del passato, di quel che c'è, come se quasi fosse ingombrante di quel che c'era, senza sostituirla con una cosa nuova, cioè come se non potessero affiancarsi, se non potessimo permetterci il lusso per l'appunto della complementarietà. Questa di cosa far è... coesistere, di far coesistere le delle due... Ma non è che se ho il computer o l'iPad devo buttare via i libri, cioè non è ricchezza quella, non è economia. Quando ho economizzato spazio e non ho più i libri, quando ho economizzato... valore e commerciale, per cui non ho più la Shakespeare & Co, sono più ricco o sono più povero? Cioè la domanda è contro il flusso di cassa, come dire, in qualunque attività della nostra esistenza, o come dire, il denaro deve servirci esattamente per vivere bene, e di solito quello che ci fa vivere bene non è produttivo di valore necessariamente, ma è quello che crea valore in noi stessi. Guarda che c'è una presenza dietro di te, si è aperta una testa. È mia sorella, tranquilla. Mia sorella. Il negozio è chiuso. Il negozio è chiuso, è mia sorella. Che tra l'altro ha già fatto anche il COVID, quindi non c'è problema. Non c'è problema. È stato bello invece un ingresso, capito? È stata a casa 45 giorni. Ascolta, come ti... E invece la passione per l'arte, perché poi tu hai una passione particolare per l'arte, se ti piace. So che ti piace l'arte antica, ma ti piace anche ovviamente l'arte moderna. L'arte moderna bisogna capirla, io non ho gli strumenti. Ti fermi al futurismo. Beh sì, l'arte cosiddetta contemporanea, anche se è una parola che non si capisce bene, ma insomma comunque diciamo contemporaneo di solito è banalmente quello che coesiste con la nostra esistenza, quindi cioè tutto quello che se no non è contemporaneo, ma insomma comunque l'arte, diciamo dall'arte concettuale in poi insomma è molto, per me molto complicato districarmi, cioè nel senso che va bene tutto, ma faccio un po' di fatica, ecco, devo dire la verità, nel senso che diventa un'astrazione talmente alta, talmente difficile da seguire, che a un certo punto insomma mi pare che rimanga il concetto, rimanga poca insomma va benissimo il pensiero, ma mi serve anche, come dire, visualizzarlo in qualche modo, ecco. E devo dire, ogni tanto faccio fatica, anzi spesso faccio fatica, e quindi non è a futurismo, no? Anche un po' più avanti vado. Ecco. Certo, anche un po' più avanti. Però diciamo sul presente ho qualche difficoltà. Insomma. Ascolta, se ti dovessi definire come collezionista, che tipo di collezionista ti senti? Niente, un rigattiere. No, smettila. No, assolutamente. No, ma è vero, perché sai, ma intanto si fanno mille errori. Perché ti ripeto, avendo la bulimia, io per esempio ho collezionato per un po' libri su Parigi. Quando tu mi vedevi in Piazza Diaz a Milano al mercato della seconda domenica di ogni mese, era per libri su Parigi. Insomma, ho avuto il piacere anche di meravigliose conversazioni sul tema con Umberto Eco quando frequentava alle ore più corrette, più giuste del mattino la medesima piazza. A un certo punto mi ero dato Parigi perché ho detto qui ce la farò perché in fondo poi sai se tu provi a scrivere Parigi adesso su Google e vedi pubblicazioni su Parigi, allora ho iniziato a dire che dovevano essere dal 1890, cioè da Haussmann agli anni 60, e comunque un mare, insomma morale, ho venduto tutto, avrò 10 libri ormai su Parigi, non di più, 20 dai, ecco, 30 50, non più di 50. Ecco,
Direi anche un centinaio. No, Senti, invece, ne ho lasciati pochi, ne ho lasciati pochi. ma senti, ascolta, ma i tuoi genitori ti portavano alle mostre, ti No, portavano in no, giro? no, assolutamente no. Questo secondo me è un altro motivo probabilmente di sopperire a una carenza. Insomma, sai, io sono nato negli anni 60 in provincia a Savona, una famiglia assolutamente normale, i genitori erano due impiegati che non, insomma, non ci hanno mai fatto mancare nulla, ma di certo, insomma, quel tipo di attenzione non c'era. Sai, le famiglie di allora in provincia, ma insomma, non si può nemmeno immaginare. Insomma, sai che io mi ricordo perfettamente, ma proprio perfettamente, l'arrivo a casa dei rappresentanti che cercavano di vendere le enciclopedie, che è una cosa che mi rendo conto che oggi non si può nemmeno credere, ma ti giuro che me lo ricordo. E noi tutti in classe, tutti i bambini avevano le stesse cose nelle librerie, l'enciclopedia delle regioni d'Italia. Poi c'era quella. Gialla, c'era quella gialla, i grandi libri della storia, il grande libro, sì, me la ricordo. Poi, insomma, mia mamma aveva fatto delle raccolte di riviste d'arte a casa, ma insomma, perché lei era una maestra, quindi aveva fatto delle raccolte d'arte da sfogliare, ma insomma. L'accesso a una libreria era complicato, nel senso che non era da tutti e di tutti. Insomma, era veramente un altro mondo, affascinantissimo, che io ripasso nella mia mente continuamente, peraltro, ma insomma, un altro mondo, ecco. E adesso con la tua prole come fai? Li porti in giro, andate in giro ogni tanto a vedere qualche esposizione, te li porti appresso No, quando vai a io li vedere? porto appresso dal primo giorno, ma non credo che sia una buona idea, nel senso che un po' per età, perché ho avuto il primo figlio avevo 40 anni, quindi insomma era già grande, quindi, cioè, ma insomma l'approccio per lo più, poi ci sono eccezioni come per te, insomma, come tu sai, che ti riguardano, ma per lo più insomma è complicato pur circondandoli di. Lì, cioè, di solito quando torno a casa è mamma, papà ha comprato un altro libro, no, non c'è più posto, insomma, c'è una coalizione e l'oggetto libro, io spero, sai, spero per induzione che alla fine dica loro qualcosa, che un giorno si rendano conto, ma al momento è una generazione perduta, ma non perduta, immersa nell'evanescenza della comunicazione istantanea, insomma, il libro è proprio per definizione è un participio passato, no? È già scritto e Infatti. quello che è scritto, essendo un participio passato, implica che è stato meditato, pensato, approvato e stampato dall'autore. Noi viviamo in una società che al participio passato l'ha abolito. È una società che vive di presente continuo, quindi participio passato, tutto quello che è participio passato, per certi versi, guarda, mi verrebbe da dire anche per fortuna, perché la memoria ha anche un peso enorme, ma insomma, non è soltanto valore, può anche essere un fardello, ma insomma, Certo. quello che è participio passato non è geneticamente compatibile. Con i millennials, io ho due millennials in casa, che detta così sembrano due levrieri, ma invece sono le persone a cui voglio più bene al mondo, evidentemente, i miei figli. Ma ripeto, è veramente. Ma persino la televisione è un participio passato, perché la televisione che trasmette un palinsesto costruito, quindi almeno deve essere pensato il giorno prima per andare in onda. Già quella cosa lì è irritante per loro, perché non possono accettare che qualcuno abbia scandito il loro tempo. E infatti vado a cercarsi quello che vogliono. Quindi, sai, in questo È flusso continuo, boh, non so se. molto bella, è molto bella questa riflessione. Senti, cos'è che intravedo alle tue spalle? Una cornice con dentro un Ah, no, questo documento? è il Jacques d'Isola. Aspetta, Ah, ecco. ti faccio vedere. Eccolo qua, lo vedi Sì. al contrario, ma è l'Aurora. Sì. Eccolo qua, Bellissimo. la pagina del. Jacques.
Senti, per chiudere, intanto ti ringrazio per aver dedicato del tempo alla Social TV della Libreria Boca, ma per chiudere, volevo un tuo giudizio, un tuo commento sul fatto della chiusura dei musei in questo periodo, che non è una questione solo italiana, la mia non vuole e non vuole essere assolutamente, però un po' in giro per tutto il mondo. L'altro giorno ho avuto ospite Paolo Baldacci che ha curato una mostra di chirico metafisico al Museo d'Orsay, alla Gare d'Orsay di Parigi, ed è chiusa anche quella. Quindi non è solo una questione italiana, è un po' una questione che colpisce un po' tutto. Tu come la vedi questa scelta? Io credo che di fronte a un'emergenza, quando bombardavano durante la Seconda Guerra Mondiale, i musei erano chiusi e venivano messe in salvo le opere d'arte. Non avrebbero senso oggi le opere d'arte se qualcuno non le guardasse e se qualcuno non avesse la consapevolezza di ciò che va a vedere. Io credo che sia inutile rammaricarsi perché è talmente ovvio che ci si rammarica di non poter andare nei musei, così come di non poter dare la mano a un nostro amico, di abbracciare una persona per strada e quanto altro. Quindi è una situazione di cui secondo me noi non stiamo tenendo conto sino in fondo, cioè noi in realtà stiamo, dal mio punto di vista, almeno rimuovendo una evidenza che è quella dell'imprevisto, cioè sta accadendo, è accaduto, sta accadendo, stiamo vivendo l'imprevisto e la nostra società, come ha ben detto Calasso qualche anno fa in un libro molto importante, non è più in grado la nostra società di accettare l'imprevisto. Qualcosa si chiamava L'innominabile attuale, il libro che stavo cercando con la memoria, e non è più in grado di accettare qualcosa che non sia stato fabbricato da noi. E quindi l'imprevisto, siccome non è fabbricato da noi, non è accettabile. Questo è inutile continuare a rammaricarsi che non si va al cinema, che non si va a teatro, che non si va ai concerti, che non si va in libreria, che no, in libreria si va, che non si va al museo. Non ci si va. Perché. Mi verrebbe da dire che in libreria si potrebbe No, andare, no, poi in la gente libreria non ci ci si va. resta. No, forse quello che potremmo fare è davvero invece mettere da parte questa voglia, questa necessità di tornare nei musei e magari chissà che anche in questo senso un museo non riacquisti poi un aspetto, diciamo, meno quantitativo e più qualitativo, nel senso che poi ci sono dei musei, non mi riferisco ovviamente a Milano in nessun modo, che, anzi, io trovo che sia una grande cura, noi in Italia devo dire siamo molto attenti, ma sono dei musei che sono dei grandi magazzini con uso di museo, insomma, se tu pensi che cos'era ancora nei primi del Novecento, un museo quando i grandi andavano, i pittori andavano al Louvre, stavano lì delle giornate intere vedendo due quadri alla volta. Cioè, insomma, adesso Adesso è non puoi. l'inferno, è un girone L'inferno. infernale, è un girone infernale. Quindi voglio dire, cioè, mi viene da dire che quei musei lì erano chiusi anche quando erano aperti, cioè nel senso che comunque non era quello, non è quello il modo, come al solito, no? È difficile tutto, è quasi tutto difficile se le vuoi far bene le cose. Quindi voglio dire, spero che questa mancanza, questo rimpianto, ecco, sia produttivo per ciascuno di noi, me per primo naturalmente, di una ritrovata consapevolezza, cioè che quando ci si va al museo, così come quando si rifaranno gesti quotidiani, ecco, si riscopre il significato di questi gesti e di queste visite che avevamo probabilmente perduto negli shop, ecco, di tutto quello che è la nostra vita. Fabio, io ti ringrazio, un Grazie saluto e ti auguro buon Natale. Salutami tanto Gioia, tanti auguri, buon a te. Natale. Grazie a te, a voi, a tutta la famiglia e niente, E grazie fare mille per presto. questo collegamento. Ciao Grazie, Fabio, grazie, grazie, ciao. ciao.